Ehi, DJ Radio, di nuovo insieme, di nuovo in diretta. Ve l'avevamo promesso all'inizio di questa puntata che sarebbe stata una puntata power, passatemi il termine. Ci colleghiamo subito con Riccardo Borghi. Abbiamo già intervistato il suo babbo, loro sono una famiglia straordinaria, appassionati di motori, a pochi chilometri tra l'altro dalla nostra radio. Stiamo parlando di EB Motors. Ciao Riccardo. Buonasera a tutti. Vorrei affrontare un'altra tematica dove tu insomma sei preparatissimo, bravissimo, sto parlando della tematica della comunicazione che va di pari passo oggi con il motorsport. Voi a livello comunicativo siete tra i più bravi in assoluto, lasciamelo dire, con una grande gestione sia umana, interpersonale, ma anche social e di tutte le piattaforme che oggi esistono sul panorama del web. Come fai, lo chiedo a te perché sei la persona diretta interessata, a gestire insomma un team insieme al tuo papà, ma anche coordinare, coadiuvare tutti quelli che sono gli elementi pre-gara, in gara, post gara e social? Allora, anzitutto grazie per i complimenti, mi fa piacere. Hai detto bene, per noi come team EB Motors è importante cercare di coinvolgere tutti gli appassionati tramite appunto i canali social, quindi durante il weekend mi occupo appunto di raccontare quello che succede, soprattutto in retroscena, che secondo me sono anche i momenti quelli un pochino più interessanti, oltre ovviamente a tutta la comunicazione ufficiale, quindi le varie classifiche e tutto quello che appunto succede durante un racing weekend tradizionale, diciamo. Tu attraverso i social appunto racconti in retroscena un pochettino come facciamo noi, io e Matteo Barallo, con la nostra trasmissione tra 160 km all'ora on air, e quindi mi dai prova lampante e anche a tutti coloro che ci stanno ascoltando che insomma il contatto diretto con il pilota, il contatto umano è un elemento chiave, un elemento fondamentale al di là del gradino del podio più alto o meno. Assolutamente sì, è bello quando si crea all'interno di un team, di una squadra, un clima comunque familiare, di amicizia. Ovviamente ci sono dei momenti dove ognuno ricopre diciamo la propria mansione professionale ed è giusto che sia così, però ci sta anche in alcuni momenti così di svago, divertenti, perché alla fine si passa molto tempo insieme, quindi è normale anche che si creano dei rapporti che possono andare oltre il lavoro, ed è secondo me anche la cosa più bella. All'interno dei paddock dove è presente nei vari circuiti EB Motors è impossibile non vedervi, perché insomma i vostri colori è un mix di colori e di allegria. Ecco, forse la scelta di avere così tanti colori che richiamano poi il vostro team EB Motors è proprio quello di mettere al primo posto, prima ancora del risultato, la positività, l'allegria, la gioia, che deve venire ancora prima del saper spingere sull'acceleratore, mi sembra di capire. Sì, assolutamente. In particolar modo negli ultimi anni si è creato appunto questa squadra William Motorsport by EB Motors, con la quale si è raggiunto veramente un clima e una collaborazione totale, e riusciamo veramente a trascorrere settimane, perché alla fine di settimane si parlano, ovviamente, perché in questo caso si parla di aspetti extra Europa a volte, e quindi è bello proprio il tempo passato nel paddock insieme, oltre ovviamente a tutta la parte tecnica e gestionale del team, diciamo. Tra pochissime ore saliremo sull'aereo e arriveremo alla 24 ore di Le Mans, una gara dove voi quest'anno, è vero, non sarete presenti, ma sarete comunque presenti a distanza e soprattutto con il cuore, perché il cuore nel vostro team, come abbiamo appena detto, viene prima di qualunque altra cosa. È una gara alla 24 ore che voi comunque conoscete molto molto bene. In tanti dicono è la miglior gara al mondo e pensate crea addirittura dipendenza, perché a volte insomma si rischia di non andare più a vedere nessun'altra gara. Tu sei d'accordo? Tu l'hai vissuta in prima linea la 24 ore? Sì, esatto, noi abbiamo avuto l'onore e il privilegio di parteciparvi nel 2018 con appunto la Porsche, l'RSR, ed è stato un momento, cioè una cosa unica, irripetibile, un pieno di emozioni, è una kermesse fantastica, unica al mondo. Quest'anno compirà 100 anni, quindi sarà bello per voi essere presente, perché oltre alle attività in pista immagino ci saranno mille altre accessori, cose, attività da fare che saranno uniche anche in questo caso, e quindi tanta roba.
nuova, la 24 ore di Le Mans. Tu hai studiato comunicazione, questo io lo so perché poi ci conosciamo al di là della radio, e quindi tu hai unito un pochettino tutte quelle che sono le tue passioni, quindi la passione per la comunicazione, la passione per i motori, e ti sei trovato comunque a mandare avanti quella che era l'attività ed è tuttora l'attività di tuo padre. Insieme siete una grande forza, una grande sinergia reciproca. Sì, esatto, quando sono arrivato in azienda più di 10 anni fa ovviamente mancava un po' tutta la parte di comunicazioni, social, web, eventi, che ho iniziato pian pianino, sempre anche col supporto ovviamente di mio padre, di mia sorella e di tutto il team, a costruire. Piano piano è diventato parte integrante comunque della nostra attività, del nostro lavoro, e ci sta, perché ormai il motorsport non è più solo la pista, ma sono tante altre cose che possono andare oltre la pista, ed è giusto ed è bello che sia così. E sono arrivati talmente tanti impegni, poi soprattutto nell'ultimo periodo, che quasi, consentimi la battuta, non hai tempo neanche di fare la lavatrice, devi quasi girare i calzini al contrario e andare avanti. Esattamente, sì, siamo nel periodo clou dell'anno, tutti i campionati ormai sono stati avviati. Questo weekend ci troveremo sia a Monza per la 12 ore che a Vallelunga per il secondo round del campionato Porsche Carrera Cup Italia, e quindi dagli è tutta. Noi ti ringraziamo per essere intervenuto qui in radio, nella radio della Brianza, come dicevo in apertura, a pochissimi chilometri da Cermenate, dove c'è la vostra straordinaria factory. E proprio in chiusura ti chiedo, un pilota che volesse in un certo qual modo interagire, interfacciarsi con voi o provare a fare dei test e organizzarsi con voi, come appunto può fare? Dunque, in questo caso noi proponiamo per spaccare il ghiaccio, appunto, per un neofita, per un ragazzo, un gentleman che ha voglia di iniziare un po' a sperimentare la pista, abbiamo in casa appunto questo prodotto che è la Porsche GT4 Club Sport, quindi una vettura completamente da competizione ma entry level, ed è un ottimo punto di partenza per iniziare a capire un po' come funziona questo bellissimo sport, e poi da lì si può passare a fare la licenza e a iniziare a intraprendere qualche gara, e da lì piano piano fare tutta l'evoluzione naturale che questo sport bellissimo può portarti comunque tante soddisfazioni. Il vostro è uno di quei team talmente tanto professionali, permettimi di dire, che non basta avere il grano per correre, ma bisogna avere prima di tutto la passione, perché uno può arrivare anche nella factory di Cermenate e dire io 10 milioni di euro, però se prima di tutto non hai la passione non può far parte della vostra famiglia. Quello deve essere come sempre il motore trainante di qualsiasi cosa, io penso, per poter fare bene, divertirsi anzitutto, e poi portare a casa anche dei traguardi e delle soddisfazioni che non fanno mai male, anzi. Bene, bene, bene. Grazie allora a Riccardo Borghi del team di Cermenate EB Motors. E a proposito di EB Motors, colgo l'occasione per dire che il vostro team è stato citato più e più volte anche, pensa, dallo speaker ufficiale dell'autodromo di Misano, dove voi insomma siete voluti bene anche là in Emilia Romagna in questo periodo, aggiungo, dove tutti noi, caro Riccardo, siamo molto vicini al popolo dell'Emilia Romagna. Un pensiero a loro ci vuole, stanno affrontando un periodo difficile, ma sono tosti e sono certo che ce la faranno, insomma. Molto bene, grazie Riccardo Borghi e buon proseguimento e soprattutto buon lavoro. Grazie a voi sempre per l'occhio di riguardo che avete nei nostri confronti. Grazie, a tra poco.